Maxwell Holt, hai giocato nella nazionale giovanile americana. Giovanile? Sì, tu non hai giocato in America? Sì, anche in giovanile, sì. Anche in giovanile, sì. Ok. Con cui hai disputato anche il mondiale del 2007. Ok. Sì. Sei stato il miglior muro della giovanile del 2006, è corretto? Sì. È possibile, non ricordo. Hai giocato anche nella nazionale americana nel 2010, hai vinto un sacco di sì. Sì. Hai vinto un po' di cose. Sei stato anche alle Olimpiadi. Hai un tatuaggio? Sì, un tatuaggio che l'ho fatto dopo, che l'ha fatto mio amico in Cincinnati, Ohio. È stato bravo, l'ho disegnato lui, dopo che mi ha vinto bronzo. Sì, volevo sempre fare, perché è sempre stato un obiettivo importante per me, arrivare lì, giocare alle Olimpiadi, poi sicuramente vincere qualcosa, anche se non era d'oro, bronzo lo stesso. Sono orgoglioso di quel fatto e volevo fare qualcosa per ricordare. Quando eri piccolo, cosa volevi fare da grande? Io da piccolo volevo fare qualcosa con la musica, sempre, perché c'era sempre la mia mamma che cantava in macchina, ascoltava sempre Beatles, Ella Fitzgerald, qualsiasi cantante, gruppi di rock, sia jazz, blues. Ho provato a cantare anch'io da piccolo sempre. È stato qualcosa che però sarebbe un super sogno. Quando io ho iniziato a giocare a pallavolo, poi è diventato le Olimpiadi. Volevo sempre, ho visto da piccolo gli Stati Uniti quando hanno vinto l'oro a Beijing 2008. Dopo quello era proprio il mio sogno. Che emozioni hai provato quando sei salito su quel podio? Si pensa subito a tutto il lavoro che fai, tutto tutto il sofferto che fai in palestra, tutti gli anni fuori casa, anche se Italia è un bel paese, lo stesso sei fuori casa, non vedi tanti amici, non vedi mai la famiglia, tanti sacrifici. A me è venuto subito una riflessione così, non so come spiegare, ma proprio ce l'abbiamo fatto. Quando hai iniziato a giocare a pallavolo? Quando avevo 13-14 anni, perché alla mia scuola abbiamo giocato come anche con tutti i ragazzi e ragazze, qualsiasi anni, come divertimento. Poi non ho mai pensato che c'era una Lega in Italia, c'era la Lega fuori, perché negli Stati Uniti non c'è proprio la Lega, quindi non è che come noi da piccolo guardiamo sempre NBA o football americano, non siamo consapevoli di col fatto che esiste un mondo di pallavolo fuori gli Stati Uniti. E dopo, quando ho capito che c'era anche a college di maschile, ho iniziato a giocare più pallavolo. Cosa ti piace dell'Italia? Ormai a questo punto mi sento quasi italiano, che sono più di 10 anni che sono in Italia, quindi se vuoi iniziare con il cibo, la vita, la tranquillità, la campagna, città come Firenze, Roma, la storia. Hai parlato prima di musica, qual è il tuo genere musicale? Mi piace un po' di tutto. Tu hai mai composto della musica tua? Sì. Ma non ce la farai ascoltare? No, perché non è di livello. Quando Trump è diventato presidente, tu hai detto: voglio prendere la cittadinanza italiana, donne sposatemi. Hai trovato una ragazza? No, ancora no, perché ma diciamo che non di sposare, no, sono ancora senza moglie, quindi sposare no. Sei legato a qualcuno? Il mio cane, Vivian. Dopo lei no. Vivian chi è? Com'è questa cagnolona? Vivian è una labradorina di 2 anni, piccola, è rimasta piccolina, non peso più di 20 kg. E io sono amante anche dei cani, di animali in generale, però soprattutto cani. L'ho preso durante il Covid.
E ti ha aiutato a superare anche questo momento del Covid? Sì, perché lei non capisce che cosa succede nel mondo, non capisce che c'è una guerra adesso, è sempre sorridente, quindi arrivo a casa, mi stacco dal tutto il mondo proprio. Perché hai deciso di tornare a giocare a Piacenza, di indossare questa maglia della Gasteiz Blue Energy Volley Piacenza? A parte che c'era un progetto importante qui, ho conosciuto già il pubblico, ho conosciuto già la città, mi sono trovato benissimo qui e volevo rimanere anche in Italia, era un'opzione buona, diciamo. È una squadra che è ancora in crescita, diciamo, che hanno obiettivi importanti e volevo fare parte di quello. Max, che sogno ha nel cassetto? Nel cassetto? Cambiare il mondo. Come? Non lo so. Cambiare il mondo? Positività. Se ti dovessi descrivere in tre parole, che cosa diresti? Chi è Maxwell Hall? Un ragazzo tranquillo. Tre parole, vai. Di cosa rappresenta per te questo 9x9, questo campo? Questo ha cambiato la mia vita, cioè mi ha portato a fare una vita che non potevo mai immaginare. Sinceramente non so cosa fare senza la pallavolo. Mi ha portato, ho fatto una borsa di studio a college, dopo quello anche nazionale, realizzare un sogno di Olimpiadi che, cioè, per me è tutto.